questa puntata, lo chef Cannavacciuolo visita il borgo antico e si trova nel mezzo di un incubo. Una cucina in preda al degrado. Ma dove lavori? Una stalla? Un menù sterminato. Piombo sul gelato, pesce spada sul gelato. Su cui resta un'offerta di pochi piatti scadenti. Terribile. Cioè, sputato nel piatto però, eh. Un titolare completamente allo sbando. Oh, però cominciamo alla gente a dargli la roba che volemo noi. 80 comandi, 80 cose diverse. Un giovane cuoco senza esperienza che deve tirare fuori il carattere. Mirko, cazzo, il menù deve tirare tu! Un ristorante sull'orlo del baratro economico. Massimo 2-3 mesi, dopo di che chiudiamo. Secondo me 3 mesi non ci arrivi. Uno staff in preda alla confusione e all'improvvisazione. È un'ora, Mirko, che ho capito. Ho capito, sti cazzo. Pochi clienti insoddisfatti. C'è una mosca morta nel piatto. È affogata nel piatto. Lo chef Cannavacciuolo ha un compito impossibile. Questo sarà il primo piatto del menù del pranzo. Salvarli da questo incubo. Vuoi rovinare tutto? Cazzo, il locale è il mio, strillo, quanto cazzo mi pare? 50-60, vabbè. La paura mia è che se va via lui non riusciamo a continuare sto percorso. Finiamo il servizio e finiamola alla grande. Via le bende. Antonino Cannavacciuolo, uno degli chef più rinomati a livello internazionale. 2 stelle Michelin, 3 forchette Gambero Rosso, 3 cappelli dell'Espresso. Dal suo tempio della ristorazione, la celebre Villa Crespi, è pronto ad andare in soccorso di ristoranti sull'orlo della crisi. Anche se questo potrebbe rivelarsi un vero incubo. Quartiere Casalotti, alle porte di Roma. È qui, fra la campagna e la città, che si trova il Borgo Antico, un ristorante che, dopo una serie di gestioni fallimentari, nel 2012 è finito nelle mani di Roberto e di sua moglie Paola. I due, dopo un'esperienza ventennale nella pizza a taglio, hanno fatto il grande passo: aprire un ristorante. Borgo Antico, quando noi l'abbiamo rilevato, era chiuso. Pensavamo che fosse un'opportunità buona e soprattutto semplice anche da risollevare. Roberto ne sa un po' di più, io un po' di meno, seguo tanto quello che dice lui. Ci diamo una mano a vicenda perché per noi è un po' tutto nuovo. A distanza di mesi il Borgo Antico però non decolla. I conti in perdita, i debiti in aumento. Il sogno di Roberto e Paola si sta trasformando in un incubo. Allora, stasera quante ne abbiamo fatte? Boh, mi pare 6. Quando è fine serata, trovare 3 persone ai tavoli e tirare le somme con 3 persone sedute è un po' triste. Ci abbiamo veramente tanti problemi che poi ovviamente arrivano anche a casa. Ovviamente i figli ne risentono, la casa ne risente. Mio figlio Andrea, sì, tutti i giorni mi chiede come va. Partecipa con molto entusiasmo sia alle giornate positive e anche a quelle negative. Cerca sempre di tirarmi su. 200 coperti, cucina e pizzeria. Roberto gestisce un locale ambizioso dai costi altissimi e per questo nulla deve sfuggire al suo controllo. Roberto si sovrappone ai nostri compiti. A volte capita che tu esci dalla cucina e lo trovi magari al tavolo che già sta portando acqua o vino o già sta prendendo la comanda. Non so se si è mai visto un proprietario che fa tutto. Io non mi fido di nessuno. Con Roberto onnipresente, la confusione ha un effetto domino su tutti. Io in realtà non ho capito qual è il mio ruolo, perché effettivamente non conosco bene una cosa. Conosco di tutto un po'. Oh, c'è un tavolo qua da 2 che sta aspettando a mezz'ora al secondo. Tutti fanno tutto e naturalmente facendo tutto di tutto non vengono bene le cose. Per fare tutto, Roberto ha rinunciato all'unica cosa che sa fare bene. Ha ceduto la pala a Massimo, un ottico che al Borgo Antico si è improvvisato pizzaiolo. Riesco a gestire 5-6 pizze, poi mi fermo. In cucina Roberto ha scelto Mirko, un giovane cuoco che può gestire senza problemi. Il menù lo scegli Roberto, la spesa la fa Roberto e in base a quello che compra Roberto, Mirko fa. Della mia cucina non sono soddisfatto al 100% perché offriamo prodotti parecchio surgelati. Il risultato di tutta questa confusione è un completo disastro. Da schifo, non abbiamo mangiato nulla, io mi sono mangiata le croste del pane. Mi succede qualche volta che mi tornano i piatti indietro. La pizza con le patate lesse. Anche la pasta era un po'. Ci siamo dati ancora 3 mesi di autonomia, di sopravvivenza.
Penso che Cannavacciuolo sarebbe l'ultima carta che si gioca a Roberto. Dopodiché chiude le serrande e se ne va. Borgo Antico. L'appuntamento è previsto per l'ora di cena, ma Cannavacciuolo, a sorpresa, decide di anticipare il suo arrivo. E subito il primo intoppo, trovare il Borgo Antico. Non c'è un'insegna. Mi hanno detto a Roma, qua di Roma non c'è un cazzo. Secondo me c'è un locale là, secondo me è quello là, dai. Devi essere bravo a vederlo sto posto. Questi già hanno chiuso. Pronto, Roberto? Ciao, sono Cannavacciuolo. Adesso davanti al tuo locale, ma è chiuso. Ah, sei aperto? Comunque ti aspetto, dai. Ciao. Guarda qua. Erbaccio. Un coccodrillo. Che cazzo ci fa un piatto fuori? Merda. Questo non è un'anfora, questo è un secchio dell'immondizia. Buongiorno. 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 Piacere, va. Piacere, Cannavacciuolo. Roberto Di Piero, piacere. È un piacere averla qua, un po' emozionato. Non me la immaginavo così, così grande. Roberto, pure se sei chiuso a pranzo, sì, le serrande devono sempre stare aperte. Ah. È pubblicità. La mia impressione, quando sono arrivato, sembrava che era chiuso. Chiuso ma per sempre. Mi fate assaggiare qualcosa dalla cucina? E aspettiamo che arrivano i ragazzi che ho chiamato e così almeno prepariamo qualche cosa. Niente. Sono scomparsi tutti. Poi fammo mangiare questo. Puzza sto bicchiere. Buongiorno. Buongiorno. Salve. Salve. Buongiorno. E siamo entrati e abbiamo visto stomone grosso lì seduto che ci guardava e ci fissava. Non t'agitare perché già siamo tanti agitati noi, sorridi, essi carina perché so 3 ore che sta seduto a tavola a aspettare. Grazie. Sull'antipasto ci potrei avere pure un po' di frittura? Ok. Risotto. Prosecco e tartufo nero e poi come secondo questa tagliata di tonno alla crema balsamica. Per adesso va bene così. Mirko, mi fai l'antipasto di mare insieme c'è una frittura di pesce? Non c'è la frittura di pesce? Ma sul menù si sa che non c'è tutto. È un menù vecchio che ci è rimasto e che non ce ne stanno più delle cose che sta scritto sul menù. Quindi accartoccia tutto? No, chiedi scusa, che dici antipasto di mare sì, la frittura di pesce no. E risotto al prosecco sì e la tagliata no. Cicoria c'è? Cicoria? No. L'insalata neanche mi? Non lo so, non l'ho fatta ieri. Le chiedo scusa, in cucina mi hanno appena detto che purtroppo non tutto quello che c'è scritto sul menù trova di pronto. Frittura di pesce non c'è e la taglia di tonno non c'è. Abbiamo la... Spigola. Filetto di spigola in crosta di patate, sì. Va bene, allora prendo quello. Ok. Per forza. Con questa fortuna si chiederà tutte le cose che non ci stanno. Eppure c'è un menù di 40 pagine, cosa gli serve se non c'hanno niente? A posto, mi? Sì, spero che vi piacciono i piatti. Insalata di mare e alici pastellate con la crema di finocchio. Le sote di cozze. Grazie. Prego. Vecchissimo sta alice. Cioè, sputato nel piatto, però, Ma che davvero? No, per scherzo. Guardate qua, talmente che è vecchia, scompare l'alice, guardate. Questo piatto qua non lo darei nemmeno al mio cane. Terribile. E lo posso togliere questo piatto? Non gli è piaciuto? Nemmeno le cozze? Niente? Le alici ha detto che sono vecchie. Da alici c'ha ragione.
Non so freschissimi, però ne posso buttare. Pane chimico, congelato, puzza, puzza di vecchio, è congelato da tanto. Gli antipasti sono stati un fallimento, ma anche i primi non promettono niente di buono. Chi ha mai fatto questo risotto? Quel risotto non l'ho mai fatto, quindi non so proprio le basi anche del piatto, gli ingredienti, quali sono. Che dice? Ma gli ha dato uno sguardo strano. Tutto sento, tranne che tartufo. Sento delle olive nere qua. Ma non è che al posto di tartufo che avete messo le olive nere? Ma che salsa tartufata? Roberto. Dimmi. Che è questo? È salsa tartufata. Salsa tartufata. Questa è l'immondizia. Perché mi ha dato il suo risotto? Lei l'ha assaggiato? No, no. Buono? Un po' schifo. Speriamo bene almeno per il secondo. La patata è cruda? Questo è pesce troppo cotto, eh? Cioè il pesce è buono un po' crudo. Abbiamo fatto all'incontrario. La patata cruda e il pesce cotto. Proponi qualcosa che non sia pesce, almeno gli diamo qualcosa di fresco. Ci stanno i porcini e dici facciamo... Cioè, prendersi tutti questi calzettoni non è facile, eh? Roberto, che fai in cucina? Controlla. E tu? E io pure, io aiuto, controllo. Perciò sto chef viene controllato a vista da due persone. Non t'agita. Tanto che ti agiti, non è che cambia, eh? Adesso gli stiamo preparando un fritto al pepe verde con la speranza che se lo mangia. Com'è la cottura di quello? Fai la media. Però le cozze non erano così cattive. Pure le cozze. Mi chiami Roberto? Sì. Dimmi. Questa è acqua. Questa è la qualità della carne o...? È la qualità della carne. Ma la qualità della carne è il vostro ristorante, che me la sta servendo. Ci fosse stata una cosa che gli è piaciuta, al di fuori dell'acqua. Il caffè è molto delicato. Il caffè è buono. Il caffè! Oh, che bello! Il pranzo è stato un disastro. Cannavacciuolo a questo punto chiede di conoscere lo staff e soprattutto lo chef. Questi sono i miei ragazzi. Ma lo chef? È lui. Sei tu? Quanti anni c'hai? 19 anni. Da cosa vogliamo partire? Dall'Alice? Che faceva schifo? Alice marce? È pieno di olio. Oppure delle cozze che puzzavano? Voglio parlare del risotto? Non anche lo volevo mettere nel menù. Ma perché mi hai dato quella carne? Il piatto forte era la spigola, che la patata puzzava. In più era cruda. Ha perfettamente ragione. Mi sento responsabile di quei piatti al 70%, anche perché io cucino con le materie che loro mi danno. La pessima qualità dei piatti è un campanello d'allarme. La crisi del borgo antico è più profonda. Questa è la situazione economica, che è alquanto disastrata. Cannavacciuolo vuole vederci chiaro. Chiede a Paola e Roberto i libri contabili. E da quando l'abbiamo preso è sempre stato in passivo. Quindi ci siamo, da una parte abbiamo utilizzato i nostri soldi, da una parte ci siamo indebitati e quindi la situazione adesso è diventata, è arrivata proprio al limite. Massimo 2-3 mesi, dopodiché chiudiamo. E questo secondo me 3 mesi non ci arrivi. Saranno 3 o 4 settimane al massimo. Noi ci siamo dati una scadenza un paio di mesi, mo che lui ci ha detto 3 settimane, ci è cascato un attimo il mondo addosso. Ce la stiamo mettendo tutta e sicuramente arriveranno giorni migliori. Roberto, in questo momento il tuo debito quant'è? Noi adesso siamo più o meno siamo sui 40.000 euro di debito. Di più, Roberto. Vedendo i conti di più, è quasi il doppio.
diciamo 50-60 mila euro. 50 o 60, Robè? Vabbè, 60 mila euro. Uno cerca sempre di tenere basso, no, il problema che c'è. E invece lui ce l'ha spiattellato proprio davanti, non si è creato problemi a dire qua, regà, andate avanti un'altra settimana, altre due settimane. Questi non vi danno ragione. Perciò adesso ci diamo da fare sul serio. Per completare il quadro, a Cannavacciuolo manca il tassello fondamentale. Osservare il ristorante al lavoro. È ora di cena e il borgo antico apre ai clienti. Tre persone? Sì. Prego, da questa parte. Già con l'arrivo dei primi tavoli, la cucina si trova impreparata alle richieste della sala. Senti, quante porzioni c'ha di vongole, che così io lo temo? Ah, altre due porzioni. Una curatina. Vongole, ci stanno due porzioni. Roberto, eccezionalmente, mi dà una mano in cucina, ma non sa come gestire, come muoversi all'interno della cucina. Fate uscire, per favore, l'antipasto delle due signore, che tanto che sta aspettando. Quale antipasto? Insalata di mare e salamone alla peperosa. Solo questo per andare antipasto. Insalata di mare e salamone alla peperosa. Ecco qua. Deve uscire, oh, è un piatto, è un piatto. E vi siete sbagliati. Mirko perde completamente il controllo delle comande. Ma i rombi sono due, eh? I rombi è uno che ti ha chiamato che può andare con questo. Questo? Sono due, sono. Uno per rombo. Non c'è organizzazione. I rombi sono uno o due? Rombi. Uno per due persone. No, uno per due persone. È entrato un tavolo da 10 persone. Fategli mangiare la pizza, perché di roba di cucina ce n'è poca. Oh, Roberto, se vogliono mangiare la cucina, che gli dico no? E allora fate come vi pare. Robè? Mamma mia che palle, oh. Capito? Mamma mia che palle. Dopo un po' gli stavano arrivando dei primi diversi e lì non ci ha visto più. Ragazzi, mi si sta lamentando, il tavolo 33 per i primi. Oh, ragazzi, però cominciamo alla gente a dargli la roba che volemo noi, perché se qui stiamo a cercare di risolvere tutti quanti i problemi dell'arte, andiamo in un casino totale. 80 comandi, 80 cose diverse, cioè cercate la gente di convincere a mangiare qualcosa. Non è possibile lavorare così, oh. Roberto si agita troppo. Se c'ero io della mangiavano quello che dicevo io. E allora esci tu. L'agitazione ce la sta dando anche a noi. A peggiorare le cose ci si mette l'incapacità di Massimo alle pizze. Roberto, devi andare alle pizze perché Massimo si sta incasinando. Questa è la mozzarella che usano. Pasta non lievitata, pasta cruda. Tieni, ho fatto. Hai fatta quell'altra? Roberto, sempre meno lucido, si mette alle pizze per aiutare Massimo, lasciando Mirko solo in cucina. La situazione a questo punto è fuori controllo. Mirko, oh, io non è per rompere le palle, c'ho una comanda qui. È un'ora, Mirko, che c'ho la comanda qua sopra. Un'ora. Ho capito, sti cazzi. Tonda aperta. A me non fa niente. Fa come l'altro. Ora ce vado. Non ce la potrò mai fare da solo. Il caos della cucina si riversa sui piatti. Non c'è un solo tavolo che non abbia qualcosa da ridire sul cibo. Allora, per la pasta mi hanno detto era forse un po' troppo cotta. C'è una mosca morta nel piatto. È affogata nel piatto. Allora, mi rifate questa tagliata che dà fino a una mosca dentro al piatto? Abbiamo offerto piatti che non dovrebbero uscire dalla cucina. Non fa chiacchiera. Basta. Mirko, le panne cotte fanno tutte. Capito? Quello no, quell'altro no. Grandissima frustrazione. E poca voglia di fare un altro servizio così. C'ho mal di pancia. Ho visto troppe cose brutte stasera, dai. Forse non hai capito, non te lo devo. Quando vengono qua non te lo devono chiedere quello che vogliono mangiare, glielo devi di te. Se tu sei più bravo e ci riesci, vieni tu. Tu stai in sala e io vado in cucina. Il bilancio della serata è un completo disastro e il morale di tutti è a terra. 30 persone e l'infarto ci è venuto stasera. Vaffangiro, va. Cannavacciuolo riunisce tutto lo staff ed esprime senza mezzi termini il suo disappunto su quello che ha visto durante il servizio. Secondo voi com'è andata? Secondo me è andata proprio una merda. Qualcosa siamo riusciti a fare. Mirko, stiamo parlando di 20 persone. Sì, lo so. È un ristorante di 220 coperti. Stasera se arrivavano 220 coperti, che facevi? Ti imbiccavi? No, cucinavo. Cucinavi cosa? Stasera dopo tre comande, raga, tre, no, 20, sono finite le cozze, sono finite le vongole. Ma la gente che ti deve dire a tavolo, fammi capire, bravo? No, non ti dice niente, se ne va e non torna più.
Noi in realtà alcuni di questi problemi li sapevamo, però tutti pensavano fossero dei problemi stupidi. Stasera avete fatto un servizio senza comunicazione. Ce ne possiamo andare a casa. Tra poco, Cannavacciuolo entra in una cucina che è il regno della sporcizia e del congelato. Per Mirko è il momento di capire se se la sente di crescere come chef. Senti il sapore del salmone, eh? Paola e Roberto si trovano di fronte una sorprendente scelta commerciale. Il Borgo Antico aprirà pure a pranzo. Ma il Borgo Antico sembra non essere all'altezza della nuova sfida. Cannavacciuolo deve salvare il Borgo Antico, un ristorante in preda alla confusione. I rombi, so uno o due. E se vogliono mangiare la cucina, che gli dico no? E prossimo al fallimento. Siamo sui 40.000 euro di debito. Questi non vi danno ragione. La cucina, gestita da un cuoco giovane e inesperto, naviga a vista. Per la pasta, mi hanno detto, era forse un po' troppo cotta. Il cibo è disgustoso. Questo piatto qua non lo darei nemmeno al mio cane. A questo punto Cannavacciuolo vuole vedere la cucina. Di cucina. La situazione di degrado è oltre ogni limite. La cucina è in uno stato di abbandono totale. Guarda qua, 16 anni dopo, questo che schifo. Roberto! Mirko! Roberto, ma lo vedi questa cucina è una merda, no? Mirko! Ma dove lavori? Una stalla? Mirko e Roberto sembrano cadere dalle nuvole. Ma tu oggi pensi di cucinare qui dentro? Parte della sporcizia era dovuta alla serata di ieri, che è stata una serata un po' movimentata. Cos'è sta schifezza? È una donna di pulizia. Una volta a settimana pulizia proprio a fondo. Ma tu mangi una volta a settimana, tutti i giorni, vabbè? Come cuoco mi reputo una persona pulita, precisa. Mirko è scaduta. Secondo te questo è un frigo da mantenere in un ristorante, eh? È un portaio, vedi? Soltanto quando comincia ad arrivare le persone, i clienti, stai da solo, si ammucchiano tutto, non c'è tempo di pulire. Ma quelle sono buone, fatte ieri. Fanno schifo. Non riesco a far tutto. Anche perché in cucina sono da solo, quindi non ce la posso fare. Vabbè, ma hai visto questo pavimento? Guarda. Ha aperto un po' le celle, ha visto un po' la cucina sporca, grasso per terra. Pavimento. Le celle dove sono? Due là. Dove? Fammi vedere queste celle. Nelle celle parte delle cose che ha trovato forse erano, diciamo, alla fine della loro vita. Mischia dei crostacei. Che schifo. Un po' sconvolto. Vabbè, in questo momento tu stai avvelenando la gente. Cannavacciuolo, disgustato, lascia Mirko e Roberto a rimettere in sesto la cucina. E fuori dal ristorante intuisce quella che deve essere la prima svolta del Borgo Antico. Ma questi sono pazzi. C'è una bella notizia per voi. Quale? Il Borgo Antico aprirà pure a pranzo. Ma qui ci abbiamo provato e non ha funzionato. Dovete incominciare a fare gli imprenditori seri. Sono stato qui fuori e sono passato un sacco di macchine. Siamo sconvolti tutti. Magari un minimo di ragione ce l'ha, però per noi è veramente dura. Mirko, tu stai con me. Cannavacciuolo sa che per l'apertura a pranzo il cambiamento più importante deve partire dalla cucina e dal giovane chef. Adesso Roberto non c'è. Siamo io e te. Mirko, dimentica tutto quello che hai fatto qui dentro. Partiamo da zero. Mi devi fare te un piatto tuo. Quando lo chef Cannavacciuolo mi ha detto di fare un piatto di mia conoscenza, ho preso coraggio e alla fine mi ha fatto questo piatto. Questo? Salmone. Ho
visto che hai preso la panna, che devi fare con la panna? Panna, salmone, pomodori secchi. Non la usiamo sta panna. Niente, ma ha levato un ingrediente, la panna. Nella tua ricetta ci vedo ben sta maggiorana, questo timo citron. Mi ha portato delle erbe da mettere in sostituzione alla panna. Questo qua lo usa sopra alla fine, lo mette lei per decorazione. Un po' dentro, vieni. Quindi qua, un po' tritato oppure intero. Così, vieni qua. Senti il sapore del salmone, del sì. Pomodoro? Perché questo? Non ci ho messo la panna. Vedi com'è appetitosa? Mm-hmm. Tiene voglia di mangiarlo, no? Sento tutti i profumi. Cannavacciuolo capisce che Mirko ha passione e capacità e per questo gli dà la sua prima grande responsabilità. Questo sarà il primo piatto del menù del pranzo. Finalmente un piatto mio nel menù. Adesso facciamo altri due. Abbiamo preso della ricotta, dei calamari, dei funghi porcini e del manzo. Da qua faremo due piatti, veloci, perché a pranzo la gente in mezzo lo deve mangiare. Allora come prima cosa ti pulisci i calamari. Ok. Perché lo taglia? Per arricciare. Questo è quello che si toglie, quello che dà fastidio alle persone. È stato emozionante lavorare con lui anche perché ho scoperto che è uno chef con le palle, valido. È stata proprio una soddisfazione assurda, stupenda. Tra le mani di Cannavacciuolo, il nuovo menù prende magicamente forma. Sei pronto? Cannavacciuolo mi ha insegnato a lavorare soltanto con qualità e cose fresche. Complimenti. Abbiamo limone, pepe, erbe, contrasti. Il palato, questo vuole sentire, contrasti. Bel piatto. Per Mirko l'occasione è irripetibile. Finalmente un grande chef gli insegna i trucchi del mestiere. La carne va sempre condita prima. Io la condisco sempre, ma poco. Com'è? Buonissima. Come l'avete servita ieri? Uguale. Avendo un menù fisso, spero di affrontare il pranzo con più facilità. Da questo piatto prenderai tu la cucina in mano. Sono convinto così di farcela. Con il menù messo a punto da Cannavacciuolo, Mirko è pronto per il pranzo. Ma secondo me è una gran cavolata. Ci proviamo e vediamo un attimo se qua le cose cambiano. Mentre Paola e Roberto, con poca convinzione, si preparano per l'apertura. Cannavacciuolo aveva ragione. Il menù pranzo a prezzo fisso è un potente richiamo per gli abitanti del quartiere. Così ci conviene essere aperti a pranzo. No, in serio. È un momento importante per tutti e la tensione è nell'aria. Buongiorno, chef. Mirko, tutto a posto? Sì, tutto a posto. Sei? Mirko, il menù di oggi? Antipasto, ricotta, calamari e limone. Primo, strozzapreti con salmone e pomodori secchi. Sì. Un piatto è mio, anche. Quindi c'è stato pure io di mezzo, finalmente. E come special, 1000 foglie di manzo ai funghi porcini. Non prendete altre comande. O questo, o questo niente. Perfetto. Ok? Okay. A pranzo menù fisso. Signore, per oggi abbiamo un menù fisso. Come prima abbiamo la possibilità di fare strozzapreti, pomodori secchi e salmone. Ti va bene? Ok, benissimo, grazie. Quindi altre 4 porzioni? Altre 4 porzioni. Cancella quelle che è uscita, eh? Cancella, Mirko, Mirko devi cancellare, è importante, sennò ti incasini. Oh, 31 persone, eh? 31? 31 persone. Certo, buono. Che sono tutti i giorni così. Il nuovo menù è un successo. Com'è? Buono. Visto, incomincia a fare una pasta così a mezzogiorno, sei a posto. I clienti sono soddisfatti. È
sono tutti contenti, dicono che comunque si mangia bene, è tutto leggero, per esserci un pranzo è leggero. Sì, sembra che funzioni oggi. Ma in cucina c'è qualcosa che ancora non funziona. Mirko, non le devi lavare te queste cose. Queste cose qua te le devono lavare, cazzo. Abbiamo 8, abbiamo finito antipasti? Mirko fatica a prendere il comando della situazione. Vabbè, te falli tutti, le cose. Per regolarsi, ne faccio, ne metto di meno. Mettile di meno. No, sì, per Mirko, forza. Accorcio. Pure se non sei una cosa, tu devi essere netto quando parli. 8 porzioni, basta. La responsabilità è tua. Io sinceramente non mi sento un carattere molto forte in cui devo comandare gli altri. Il pranzo all'inizio sembrava andasse tutto bene, poi in realtà abbiamo visto che ci sono stati tanti ritardi. Tra poco tempo devo andare via. La confusione di Mirko ritarda l'uscita dei piatti. Oh, digli a Roberto di fare già altri sughi su. A catena devono uscire i primi. Esce un piatto veramente ogni 3 ore, quindi non so se Mirko veramente è all'altezza di fare una cucina del genere. Marina, come va fuori? Stanno aspettando? Roberto, non deve parlare con la sala, devi parlare te, devi comunicare te, sennò parliamo tutti, si fa il casino! Dopo 45 minuti, molti tavoli sono ancora fermi all'antipasto e chi era venuto per un pasto veloce inizia ad innervosirsi. Come va, Della? Come va? Gente, aspetta! Paola si agita e manda la cucina nel pallone. No, te devi muovere. No, non vado fuori perché la gente sta aspettando. Paola, Mirko rompeva su come impiattavo, su quello che facevo. Sì, ma che cazzo sta facendo con questi cestini? C'hanno fame. Per me era giusto, anche perché lo chef mi ha indirizzato verso quel tipo di decorazioni del piatto. Non è che possiamo portare decorazioni al tavolo. Il tavolo vuole mangiare. Pensi che sta sulla spiaggia? Dai, vale. Il vecchio caos del borgo antico torna a galla. I clienti venuti per un pasto veloce se ne vanno ancora prima di aver terminato il pranzo. Non hai capito? Si sono alzati e se ne sono andati perché c'avevano da fare. Non è che possono passare il pomeriggio qua con noi, Per me era giusto, però non ho avuto il coraggio di rispondere alla principale. Cannavacciuolo è deluso. Forse il lavoro fatto con Mirko è stato inutile. Parola chef uguale comando. Perciò per me tu non sei uno chef. Se ragioni così non lo sarai mai. Oh! Via! No! Perché non vai di là? Perché dai, no? Perché di là stanno Che facci i conti che ancora devi uscire la roba? Vedi Anna. Dai, tavolo 18. Anche se il problema del cibo è stato risolto, Cannavacciuolo si rende conto che c'è ancora tanto lavoro da fare. Il borgo antico deve lasciarsi alle spalle il passato. La paura mia è che se va via lui non riusciamo a continuare questo percorso senza di lui. Mirko ce la farà a mantenere sti ritmi, a tenere questa cucina? Il ristorante ha bisogno di ripartire da zero e per farlo serve un cambiamento radicale. Tra poco, Cannavacciuolo e il suo team rivoluzionano l'immagine del borgo antico. Un ristorante completamente nuovo. Via le belle! Un menù semplice e moderno. Che spettacolo. Ma nonostante tutto, riemergono i problemi di sempre. Adio, devi stare al tuo posto. Ce la farà Roberto a reggere il peso di tutti questi cambiamenti? Vuoi rovinare tutto? Quando è arrivato al borgo antico, Cannavacciuolo ha trovato un posto abbandonato e senza identità. Questo è già hanno chiuso. Un ristorante trasandato. Merda, questo è un secchio dell'immondizia. Una cucina in uno stato di sfacelo. Roberto! Ma dove lavori? Una stalla? Una confusione di ruoli che mette a dura prova il lavoro di tutti. Sì, ma che cazzo sta facendo questi cestini? C'hanno fame! Devi parlare te, devi comunicare te, sennò parliamo tutti, si fa il casino! E alla fine, dopo i tanti sforzi fatti per risollevare il ristorante, Cannavacciuolo ha capito che l'unico modo per scongiurare la chiusura è una vera e propria rivoluzione. Il borgo antico deve lasciarsi alle spalle il passato e per questo Cannavacciuolo e la sua squadra hanno lavorato per rinnovare completamente l'immagine del locale. Da oggi si riparte da zero con un nuovo ristorante. Siete pronti? Sì! Via le bende! La prima grande novità è l'esterno. Il borgo antico non esiste più. Da oggi sull'insegna c'è un nuovo nome, Pane e Olio. Hai visto?
Adesso le macchine ci vedono dove siamo. Che miseria. Guarda, il coccodrillo non c'è più. C'è una mucca. La mucca? E all'entrata, il prato rimesso tutto a nuovo. È stato un bel effetto. Guarda che carino. C'è ancora molto da vedere. Dai, adesso vi porto dentro. Dai. Mamma mia. Ma che cacchio è? Benvenuti in paradiso. Dai. Mamma mia. Come gli avevo detto, serviva un miracolo, lui l'ha fatto. Credevo di aver sbagliato locale, non pensavo che era il mio. È una trasformazione 360 gradi, netta, completa. Che c'è, Paola? Niente, che c'è? Sei emozionata? Un po'. Non ho capito veramente quello che... se stavo al mio ristorante o era un altro ristorante. È completamente diverso. Ed è questo il pane e olio. Con il borgo antico abbiamo chiuso. Cannavacciuolo ha diviso in due l'immenso spazio del borgo antico, perché sa che una sala più piccola sembra sempre piena. Mirko, da qua si parte. Adesso lavori in un posto bello. Adesso i clienti del pane e olio trovano un ambiente raccolto e accogliente. Il più bel posto che c'è qua. E come si chiama? Pane e olio. Ah, te lo ricordi? La nuova immagine del ristorante è solo il primo passo. Cannavacciuolo ha deciso infatti che il cambiamento più importante riguarda lo staff. Ci siete, eh? Sì, sì. Vi vedo un po' tesi. Cosa c'è scritto qua, Mirko? Avere una divisa firmata con il proprio nome e cognome vuol dire tanto. Perché tu da oggi sarai lo chef Rosini. Misura della te. Mirko, un po' in difficoltà? È un'emozione stupenda. Sei troppo emozionata, dai. Il pane e olio riparte dal nuovo chef. Cannavacciuolo ha capito che Mirko va incoraggiato, ma sa che da solo non può farcela. Vita nuova! Aie. No! Hai capito già? No! Mi ha detto vai in cucina, non poteva succedere una cosa migliore. Guarda. Tu sei l'aiuto cuoco, tu devi stare in cucina. Ammazza! Oh. Vabbè, allora questo è per te. Tu sarai alle pizze. Grazie. La mia paura è proprio quella di non avere la gestione completa del ristorante. Non devi rompere più il cazzo andando in giro a destra e a sinistra. Ci proverò. Capito? Anche per Adina e Carlo ci sono delle importanti novità. Come prima cosa, due grembiuli nuovi. Grazie. Con il logo. Grazie. Ma la novità è che avete un nuovo responsabile in sala. Dove sta? Paola, vieni qua. Se lui crede in me vuol dire veramente che ce la posso fare. Potete sorridere insieme, tirateli fuori questi sorrisi. Noi siamo una... squadra. Non ho sentito, me ne vado. No. Noi siamo una... squadra. Noi siamo una... squadra. Dai. Adesso per ripartire manca solo una cosa, un nuovo menù. Cannavacciuolo raduna tutti e mostra i piatti che ha creato per loro. Mirko, sta carta l'ho studiata per te. Fatto caso che non ci sono risotti? Cannavacciuolo non ha stravolto il menù, l'ha ridotto drasticamente. Cozze, alici, pollo, funghi, stessi ingredienti, più qualità. E in più ha regalato al nuovo ristorante un piatto della casa, gli spaghetti, pane e olio. Abbiamo una zuppa di pane con uno spaghetto all'olio. Che spettacolo. In realtà sono piatti semplici, sono piatti poveri, però sono bellissimi, cioè presentati proprio... Assaggiatele, dai. Il nuovo menù conquista tutti. Ora il pane e olio è pronto per la riapertura. Dai, sì, incomincia. Dai, caricatevi.
La notizia dell'inaugurazione si sparge nel quartiere e il ristorante si riempie. Paola in sala è raggiante ed efficiente. Finalmente ha trovato il suo ruolo. La cucina, con Mirko al timone e Massimo al suo fianco, lavora con una serenità mai vista prima. Mirko, che bei piatti! Vai, vai. Bello, bravo! Sì, la serata procede a gonfie vele, i clienti sono soddisfatti e tutto marcia nella giusta direzione. A rovinare tutto riemerge però la vecchia ansia di Roberto. A un certo punto si è messo in cucina, è entrato in cucina e come al solito ha guardato, ha controllato e Mirko non gli andava bene e Massimo non gli andava bene. Roberto! Dimmi. Che stai a far qua? Fammene del Massimo. Devi fornire la pizzeria? No. Pale da pizzeria? No. E allora devi andare di là, Roberto, non ci devi stare qua, vattene di là. L'unico intoppo della serata è stato Roberto, ogni tanto che entrava in cucina come al solito, che metteva sempre come al solito un po' d'ansia. La tua sola presenza, senza che parli, mette ansia. Roberto scalpita dalla sua postazione alle pizze. Dovete sparecchiare i piatti troppo tempo sui tavoli, va ok? Bene. Robè, c'ho le pizze, sono 20 minuti che aspettano. Bene, sì. Invece di chiacchierare, dai una mano a sparecchiare i tavoli che hanno finito. Roberto, adesso oltre a chiudere là dentro, ti metto pure il bavaglio. Dai, vai, per piacere, fai qualcosa. Chiudete là, dai. Scusate che vanno lasciati i piatti. Roberto si sente messo da parte e senza rendersene conto inizia di nuovo a perdere il controllo. Soce. E non sparecchiano, ci sono i tavoli apparecchiati. Ma io, devi stare al tuo posto, metti confusione. Devi stare in pizzeria. Devi stare là. Oh, fammi il suo piacere, devi stare di là. Va bene. Cazzo. Allora, o tu sei in grado e vuoi seguire sta linea, oppure lasciamo perdere. Cannavacciuolo capisce che l'atteggiamento di Roberto rischia di distruggere tutto il lavoro fatto fino ad ora e decide di intervenire. Vabbè, qual è il problema? Tutti hanno fatto il cambiamento stasera. In primis tua moglie. E tu che fai? Vuoi rovinare tutto? Ti vedo che vieni in cucina, vai in sala, perché? Che voglio che vada tutto bene. Dovevi guardare i clienti. Io quello faccio. E com'erano i clienti? Tutti contenti. E allora? Dai, Robè, finiamo il servizio e finiamola alla grande. Va bene. Dai. Roberto torna alle pizze con un nuovo ottimismo. Capricciosa e quattro formaggi. Le patate gorgonzola e una marinara? Focaccia col prosciutto e una margherita? Cannavacciuolo ha centrato il problema. Un titolare deve dare fiducia al proprio staff. I consigli di Cannavacciuolo hanno dato i loro frutti. La riapertura è stata un trionfo per tutti. Continuiamo così, eh? Mirko, non ci crederai. La gente è rimasta talmente contenta che ti vuole conoscere. Ah, cazzi tua. Vieni fuori. Dai. Mi sono ragazzo timido. Vieni. Ecco il nostro chef, è lui. Sei contento? Grazie a lei, chef. Grazie. La serata è finita. Per Cannavacciuolo è arrivato il momento di lasciare il pane e olio. Avete visto cosa avete fatto? Porca miseria. Sì, sì, certo. Sì, grande. Io vi ho dato tutto. Adesso tocca a voi. Perciò da domani dovete essere una squadra. Assolutamente sì. Vabbè? Tanti auguri e in bocca al lupo. Grazie, chef! Grazie, chef. Grazie, chef. Finalmente è finito questo incubo.
Adios.